inside on his left, Bernardeschi. Djukic did well to win that, and then the strike! Oh, what a goal! Cancelo. Oh, through for Ronaldo! It's finally in by Mandzukic! And Juve lead by 2-0. But after being the main character... Le squadre sono disposte molto bene in campo. Adesso attenzione al Milan. Pallone pericoloso. In area di rigore, la conclusione! Ed il gol da parte del Milan con Bonaventura, che è andato a calciare con il sinistro, a incrociare. E qui il... Attenzione al Milan! Che va al raddoppio! Con la conclusione di Calabria. Attenzione al Napoli, che però adesso arriva al limite dell'area. La conclusione, ecco. Il gol! E il Napoli si porta in sul 2-1 con questo diagonale da parte di Zielinski. Dirina è quella di destra. Il pallone che spiova in aria, accenna l'uscita Donnarumma. Lo anticipa il compagno, tiro da fuori e c'è il pareggio! Prima per Diawara, intelligentissimo, il pallone al centro per Caglion, dall'altra parte, tiro, rete! Il Napoli va in vantaggio e ha segnato Mertens. Icardi e poi Ivan Perisic, 1-0. Perisic, la palla è toccata! E forse c'è autogol, forse l'ha toccata Stefan De Vrij. Gol del 2-0, probabilmente il tocco decisivo di De Vrij. Cerca l'apertura per il taglio di Belotti, una bella palla, Belotti controllo! Belotti, 2-1! È arrivato Laina, non l'ha trovata, poi arriva Maite! 2-2, pareggio del Toro, primo gol in Serie A per Suolo Maite. Avanza di diversi metri, mette ora il traversone per Piontek, ancora Piontek, sono passati
6 minuti per realizzare il primo gol della sua carriera in Serie A. Criscito, bene verticale per Quame, posizione regolare, Quame! Quame! Anche lui! Il gol all'esordio tra doppio Genoa, 2-0, Cristian Quame! Di Lorenzo, dentro per Caputo! E c'è il gol dell'1-2 dell'Empoli con Samuel Braz, terzo gol di un esordiente questa sera, a pochi secondi dalla fine di questa partita. Ancora Padoino, un altro cross interessante, Pavoletti! La palla all'angolino, il Cagliari è in vantaggio di testa, ha trovato un grandissimo gol Leonardo Pavoletti. Stefano Sensi, uomo in verticale Berardi, posizione giudicata regolare, Berardi davanti a Cragno! Berardi pareggia per il Sassuolo, due partite, due gol ed è 1-1. Pallone a centro area, colpo di testa e ancora Pavoletti, ancora va di testa a colpire Leonardo Pavoletti, doppietta per lui, il Cagliari ritrova il vantaggio. La battuta di Babacar, il pallone sbatte sul braccio destro di Romagna. Pairetto ha visto, chiude la review e indica il dischetto, calcio di rigore per il Sassuolo. Parte Boateng, perfetta la trasformazione, al nono minuto di recupero il Sassuolo pareggia. Che poi cambia gioco benissimo per De Paul, il controllo, le fitte De Paul, De Paul il suo destro, lo piazza e l'Udinese è in vantaggio. Nero rientra sul sinistro, parte il Bressone, il tacco rete, gol straordinario di Pastore che si presenta alla grande. Pastore ha fatto un gol meraviglioso. Zapata può puntare verso l'area avversaria, prova a prendere l'uscita Zapata, in area di rigore, prova il tiro, palo, porta vuota, rete, ha pareggiato l'Atalanta. Dopo il pari di Zapata, il tappì vincente di Castagne, 1-1. Poi Zapata che prova a rubare il pallone, ci riesce Zapata, pulla verso l'area avversaria, viene attaccato, stessa Zapata, prova ad arrivare in zona tiro, poi pallone in mezzo, rigori, rigori, Atalanta in vantaggio, clamoroso all'Olimpico. Messi, bello il tocco di Rigoni, Pasaric si prova nei Rigoni, Pasaric c'è dentro, ancora per Rigoni, in area di rigore, Rigoni porta il tiro, rete, Atalanta strepitosa, Rigoni, fantastico, 3-1. Secondo palo, rete! Ha pareggiato!